Buonasera e bentrovati su Arezzo TV per il nostro consueto appuntamento con l'informazione. In apertura alla cronaca, truffa un anziano fingendosi carabinieri, è stato denunciato un ventenne accaduto in Val di Chiana. Vediamo il servizio. Prima si è finto maresciallo dei carabinieri e dopo un avvocato, così è riuscito a raggirare la vittima facendogli credere che il nipote fosse stato di arresto e facendosi consegnare anche oggetti di valore. Ancora una truffa ai danni di un anziano con un modus operandi ormai collaudato. È successo a Lucignano, dove un uomo, capito il raggiro, ha subito sporto denuncia ai carabinieri per la truffa subita. Immediate le indagini dei militari che, grazie all'esame dei flussi bancari, testimonianza e identificazione del mezzo per mettere a segno il colpo, sono riusciti ad individuare e denunciare un ventenne con precedenti specifici per l'ipotesi di reato di truffa e furto aggravato in concorso. I carabinieri continuano a raccomandare la massima attenzione a tutti e, prima di decidere se aprire o meno la propria porta di casa a chi si presenta come rappresentante delle forze dell'ordine, i militari fanno sapere che è opportuno controllare se strada ci sia parcheggiata l'auto di servizio, capire bene il motivo della visita, controllare con cura il tesserino di riconoscimento per soggetti non in divisa, osservare per quanto possibile i particolari dell'uniforme e degli accessori e comunque, anche al minimo dubbio, contattare il 112. E domani mattina saranno consegnate al sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli, al presidente della provincia di Arezzo Alessandro Polcri e al presidente del consiglio comunale di Arezzo e capogruppo consigliari oltre 2300 firme di cittadini e cittadine di Arezzo che hanno deciso di appoggiare la petizione promossa dal comitato spontaneo di Villa Severi, che chiedono la manutenzione del parco e sono contrari alla privatizzazione dell'area sportiva. I cittadini firmatari, convinti che Villa Severi non possa e non debba diventare un luogo soggetto a bando di concessione a privati, chiedono alle amministrazioni pubbliche aretine di rivedere il progetto, di prendere cura delle strutture del parco e di garantire il libero utilizzo dei suoi spazi in sicurezza per tutti coloro che vorranno frequentarlo. E il professor Pierluigi Rossi ha parlato di educazione al buon cibo, lo ha fatto nei giorni scorsi all'Istituto Redi di Arezzo grazie al progetto voluto dall'Associazione Trastevere d'Arno. Questa sera alle 22 su Arezzo TV sarà trasmessa la versione integrale dell'incontro. Vediamo intanto il servizio relativo a questo appuntamento. Lui oggi farà una lezione appunto cercando di far distinguere il buon cibo dal cibo spazzatura o comunque quello che lui considera non essere buon cibo. È un'educazione civica un po' sui generis, ma certamente è un argomento forse anche meno noioso di altri. È stato il dottor Pierluigi Rossi a salire in cattedra per la scuola di educazione civica, medicina e agricoltura, due scienze per la vita, il titolo dell'incontro con gli studenti del liceo scientifico Francesco Redi. Io ringrazio innanzitutto Stefano Tenti per l'organizzazione di questa ottima iniziativa a favore della formazione delle nuove generazioni aretine. Ogni giorno noi mangiamo da 2 a 3 kg di cibo al giorno, tra cibo liquido e cibo solido. Questo cibo entra dentro di noi e costruisce la nostra salute. Però la gente chiede sicurezza alimentare. La sicurezza alimentare è data dalla garanzia della legge. Quindi tutta la legislazione ci permetterà di conoscere se il cibo che mangiamo è un cibo adeguato a noi. Prosegue così il viaggio tra le scuole di Arezzo e provincia promosso dall'Associazione Trastevere d'Arno, che proseguirà anche nel 2024 con lo stesso obiettivo, rendere i ragazzi cittadini consapevoli e appassionarli alla cosa pubblica. Il riscontro è buono, perché chiaramente dire ottimo è il primo anno, però buono perché già per esempio sul fatto della sostenibilità, che è la seconda macro area prevista dal Ministero e che oggi per la prima volta noi affrontiamo, sono abbastanza preparati perché la fanno geografia. E poi soprattutto perché alcune volte ci sono delle domande molto intelligenti, molto pertinenti, che testimoniano che questa generazione non è una generazione pigra di fannulloni, assolutamente. Hanno bisogno, secondo me, che il mondo entri anche nella scuola, come nelle scuole europee. Adesso passiamo alla pagina dedicata alle festività natalizie. Ad Arezzo, città del Natale, resta aperta fino al 1° di gennaio la mostra dedicata ai Lego. Vediamo.
Si possono trovare oltre 40 opere italiane ed internazionali con oltre 40 artisti provenienti appunto da tutta Europa. È una mostra che i visitatori stessi l'hanno definita una delle più belle d'Italia, quindi è davvero un successo senza precedenti anche per i commenti positivi che ha suscitato nei visitatori. Ci sarà tempo sino al prossimo 1 gennaio per visitare la Brick House Art, aperta al pubblico tutti i giorni per consentire a tutti i visitatori di poter ammirare la mostra in tutto il suo splendore. 3 piani di esposizioni, opere d'arte, mosaici, grandi installazioni e laboratori per un totale di 3 milioni di mattoncini presenti. Siamo molto contenti come Confcommercio di averla riportata in questa sede bellissima che è la Galleria d'Arte Contemporanea in Piazza San Francesco, e speriamo appunto che anche nei prossimi anni sia una dei punti di riferimento di questa Arezzo Città del Natale. Tante le novità di questa edizione, dall'omino Lego più grande del mondo alla riproduzione del Titanic, fino alla Città Bianca del Signore degli Anelli, ed ancora il villaggio di Natale da Guinness World Record, realizzato da Andrea Cortesi con oltre 400.000 mattoncini. Ha fatto oltre 5.000 presenze, quindi visitatori, quindi si conferma come una veramente delle attrazioni più richiesta di questa Città del Natale. Quest'anno per la prima volta anche Piazza Grande continuerà a brillare sino al 1 gennaio. Resteranno invece in città sino al 7 gennaio il Prato delle Meraviglie e i mercatini in Piazza San Jacopo e Piazza Risorgimento. L'anno scorso in quel periodo abbiamo avuto sorprese, nel senso che abbiamo avuto grande afflusso ai musei, abbiamo avuto comunque gente, comunque prenotazioni, quindi confidiamo sul fatto che anche quest'anno prosegua questa nuova tradizione. Una volta a Natale finiva quasi tutto e negli ultimi 2 anni diciamo che è andata un po' diversamente e ovviamente siamo contenti. E adesso spostiamoci in Val di Chiana, andiamo ad Oliveto, dove è stata riaperta dopo il crollo del 2022 la chiesa cittadina in occasione del presepe vivente. C'era anche il vescovo Migliavacca. Vediamo. Era l'agosto del 2022 quando la facciata della chiesa di Sant'Andrea ad Oliveto crollò. Una ferita importante per tutta la comunità. Dopo circa un anno e mezzo la chiesa è stata interamente restaurata e restituita al culto. Sono molto contento perché è un bel risultato, è frutto anche dell'intervento dei fondi dell'8x1000, della CEI e del contributo condiviso, e quindi è un bel risultato perché è un'opera, un intervento che era necessario di conservazione di questa bella chiesa, e quindi è molto bello che proprio oggi in questa circostanza si possa inaugurare la riapertura nel bel clima natalizio. Il taglio del nastro in occasione della seconda uscita del presepe vivente che ha avuto un grande successo. È sempre molto suggestivo per il borgo stesso, per le varie rappresentazioni del presepio vivente, per il coinvolgimento di tante persone e anche di tanti giovani, e quindi è bello fare tutto questo percorso, incontrare, respirare l'aria del Natale, ma vedere anche la gioia di chi lo realizza nell'incontrare la gente. Di musica e beneficenza ad Arezzo per il concerto di Natale nella Cappella della Madonna del Conforto. Il servizio. Nella Cappella della Madonna del Conforto al Duomo di Arezzo, il concerto di Natale del coro Viscountus Ensemble. Il
concerto di Natale ad offerta libera quest'anno è stato dedicato al progetto della Fondazione Il Cuore si scioglie dell'UNICEF in collaborazione con Unicop Firenze, un dono per i bambini colpiti dalle guerre. Ci siamo divertiti a cercare di unire, per questo era il messaggio, unire un gruppo diciamo di recentissima formazione, un gruppo popolare che ha fatto solo 8 incontri di avviamento al canto di adulti e l'altro gruppo sempre amatoriale ma ovviamente più avvezzo alla polifonia, e abbiamo interpolato brani diciamo di carattere popolare delle varie tradizioni del mondo con brani di polifonia antica con il supporto all'organo di Dimitri Betti, sempre prezioso in questi contesti. Questo concerto andrà in onda sulla nostra emittente subito dopo il telegiornale. E adesso passiamo al Teatro Petrarca, dove è ripartita la stagione concertistica. Il servizio. Aperta con il tradizionale concerto di Natale al Teatro Petrarca, la stagione concertistica aretina, che propone nella sua terza edizione una serie di imperdibili appuntamenti dedicati alla grande musica classica e al balletto. Sul palco del Petrarca, l'orchestra di Padova e del Veneto, diretta da Marco Angius, con Alessandro Taverna al piano. La stagione concertistica prosegue il 27 gennaio all'Auditorium Guido d'Arezzo Courroux Hall con l'Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino. Il 17 febbraio invece al Petrarca sarà la volta del Gala di Danza. Un altro appuntamento musicale è quello allo Spazio Seme, dove è tornato con successo l'appuntamento con il concerto di Natale. Ormai un appuntamento tradizionale, quello nei locali di Spazio Semi in via del Pantano ad Arezzo, con il concerto di Natale Jazz and Gospel Concert. Quest'anno presentiamo un programma di musica jazz, però sia dei classici del repertorio americano ma anche dei classici italiani, quindi toccherò artisti come Domenico Modugno o Ennio Morricone o anche Carosone, ecco, per divertirci un po'. E poi abbiamo pensato proprio in stile natalizio di fare dei gospel. Tu puoi fare l'americano, americano, americano, ma sei nato lì. In quest'occasione ho invitato 3 persone che sono molto vicine a me, che sono i miei nipoti, e tutti quanti fanno musica, fanno teatro, hanno studiato musica e sono dei cantanti, quindi Lucio, Elisa e Giulia Bruschi saranno con me, insieme a un quartetto di jazzisti. Misericordia di Arezzo ha compiuto un'altra missione molto speciale, portando in dono al Canile di Arezzo la raccolta ricevuta sotto forma di regali per i cani e i gatti ospiti della struttura. Un nutrito gruppo di volontari della confraternita si è curato di caricare il tutto a bordo di 2 automezzi e ricapitarlo al Canile di Arezzo.
Gli ospiti a quattro zampe hanno potuto avere una scorta in più di molti equipaggiamenti subito preziosi per il loro benessere, dato il periodo stagionale, come coperte, cucce, cuscini, panni assorbenti, teli impermeabili e anche mangimi. Evidente l'emozione degli intervenuti della Misericordia, che colgono l'occasione anche per rilanciare un pubblico appello all'adozione. Ciascuno dei quattro cuccioli che vedete appunto nella foto è in cerca di una casa e di una famiglia. E adesso passiamo alla pagina sportiva. Lo staff dell'Arezzo Calcio e i giocatori rivolgono uno speciale augurio ai tifosi e alla città. Vediamo. Buone feste, buon fine anno e buon inizio. Un pensiero a tutti coloro che in questo momento non possono seguirci, ma che sono in ospedale o che sono in condizioni meno agiate delle nostre, va un abbraccio e un pensiero a tutti quanti noi. Una cosa importantissima, ci devo precisare già da un po' di tempo: noi faremo del tutto per rendere orgogliosa questa città della propria squadra. E quindi dico a tutti buon Natale, buon anno e forza Arezzo. Buon Natale a tutti i tifosi arettini e sempre forza Arezzo. Auguri. Buon Natale a tutti i tifosi amaranto e buone feste. Auguri. Vi auguriamo a tutti un sereno Natale a tutti i tifosi amaranto. Auguri. Buone feste. Buon Natale a tutti i tifosi amaranto. Buon Natale. Buon Natale a tutti i tifosi e felice anno nuovo. Auguri. E la 13ª edizione dell'Aretino dell'anno, concorso indetto dal Corriere di Arezzo, è stato vinto dall'atleta Beatrice Coradeschi. A sceglierla i lettori del Corriere di Arezzo. Classe 2007, originaria di Civitella in Valdichiana, Coradeschi è campionessa europea di Taekwondo per la categoria Under 17 Freestyle. Un curriculum lunghissimo, quello che la annovera successi in Toscana e nel mondo. Adesso le arriva anche questo riconoscimento. È il secondo personaggio femminile a iscrivere il suo nome nell'Albo d'Oro. Si complimenta con Coradeschi anche il sindaco di Civitella, Andrea Tavarnesi. Congratulazioni a nome dell'amministrazione comunale alla nostra concittadina Beatrice, spiega il sindaco, per questo prestigioso risultato. Un riconoscimento per un atleta che ha già saputo distinguersi a livello internazionale nella sua disciplina, che è un ulteriore motivo di orgoglio per la nostra comunità. E adesso parliamo di nuoto, un argento e un bronzo per la Chimera Nuoto al campionato regionale assoluto di Livorno. 9 atleti della società aretina hanno gareggiato nella più importante manifestazione toscana e a confronto con avversari più grandi e più esperti si sono misurati su lunghezze e stili differenti, dove sono riusciti ad emergere con buoni piazzamenti e miglioramenti cronometrici. La somma dei risultati ha permesso alla Chimera Nuoto di ottenere un ottimo 9° posto tra 25 squadre di tutta la regione. E con questo è davvero tutto per il nostro telegiornale. Io vi ringrazio come sempre per l'attenzione e vi auguro una buona serata.